Questo è Renzo. I ragazzi del paese lo chiamano il capo. Oggi è solo. Si annoia mortalmente. Ora ha trovato Alberto. Alberto è un quieto ragazzo. Segue il capo ovunque. È il suo braccio destro. Ed ecco Mariolino, il più piccolo della compagnia, un acquisto recente. Ammira Renzo ma teme la madre. Oggi per esempio Mariolino non dovrebbe uscire, ma con Renzo è difficile discutere. Quando il capo non ha progetti, si va alla grande muraglia che si affaccia sulla pianura. Di lassù è più facile decidere dove dirigersi. Passa il treno. Bene, si va alla ferrovia. Cominciano con le galline, le oche o qualsiasi altro animale che sia possibile trattare senza troppi rischi. In pratica i poveri polli sono sempre così spaventati che la caccia finisce in una rumorosa e scomposta sarabanda. Accade sempre che qualcuno salta fuori gridando e bisogna scappare. L'impresa odierna del capo, del suo braccio destro e di Mariolino non riguarda né oche né galline, a meno che non vogliate scambiare per galline o per oche Loredana, Gabriella, Paola e Rosanna che qui vedete giocare alle signore. Ma ora guardate con attenzione. Qui comincia la storia. Thank you.
Anna è ritornata in possesso della sua bambola. È felice. Una corona di foglie e Mariolino diventa un piccolo principe. Un piccolo principe coraggioso. Anche se divertito e confuso per questi pennacchi che gli ondeggiano sul capo, il principe sa quali sono le regole della cavalleria e un girasole è presto trasformato in uno squisito piatto per il banchetto in onore della damigella. Anche per Alberto. E qui finirebbe la nostra storia, almeno la parte che riguarda Mariolino, Rosanna e Alberto. Rimasto solo, più solo e annoiato di quanto non fosse all'inizio, perché anche se sa che molti altri ragazzi sono pronti lassù nel paese a seguirlo nelle sue imprese, oggi difficilmente potrà cancellare dal cuore l'amarezza di aver sciupato con la sua cattiveria la felicità di un giorno di vacanza.